ed eccoci appunto, ridotto a scherano dei fascisti. Su Gentile sono abbastanza intransigenti i comunisti, che ripeto, di solito i filosofi li amano di rispetto. Come è noto, Gentile è stato ucciso deliberatamente da un gruppo di comunisti dopo che la sua condanna a morte era stata annunciata su Unità Clandestine da Concetto Marchesi, che voglio sperare sia un nome a voi noto, è uno dei due grandi latinisti della prima metà del Novecento, l'altro era Paratore, che invece era fascista. Concetto Marchesi era latinista e comunista, insegnava a Padova ed era un'autorità nell'antifascismo accademico, rispetto alla quale a lui si inchinava anche Bobbio, che insegnava a Padova anche lui in quegli anni, ma era giovane, invece Concetto Marchesi era anziano. E Concetto Marchesi scrive l'articolo su Unità, se senatore Gentile lei ha tradito, la sua colpa è stata riconosciuta e il popolo italiano ha già emesso la sentenza, e finisce l'articolo. Poi questo articolo viene riprodotto in volantini clandestini dai comunisti partigiani, e dopo la parola il popolo italiano ha già emesso la sentenza, chi ha redatto il volantino, per essere chiaro, ci ha messo un qualche giorno dopo. Con Gentile e Togliatti dice hanno ammazzato il bestione filosofico. Perché per loro? Perché per loro, per i nazisti italiani che erano disposti a prendersi tutti, perché credevano di essere capaci di andare giù tutto, di riciclare tutto. Per loro Gentile era uno che non si pone la questione della mediazione, è un dissenso. Questione delle medizie, cioè con tutta la potenza che vuoi mettere nella filosofia, nella tesi secondo cui il reale e razionale vuol dire diventare, devi dirmi attraverso quale devi essere capace di fare analisi concreta del presente, altrimenti stai proprio tradendo, stai tradendo la parte del proletariato, ma stai tradendo dopo tutto tutta la filosofia moderna, che è quello che ha detto, no, io la intero in me, io la intero in me, cioè da Cartesio in poi non si è fatto altro che dire quello che, in modo implicito, quello che dico io oggi in modo esplicito, che pensare ed essere sono la stessa.